25 luglio 2015 in compagnia di Pierpaolo Segneri, che conosciamo, amico da tempo, scrittore, personaggio eclettico, coinvolto, lo vedete, coinvolto su Libri TV in varie iniziative che Libri TV segue. E appunto in questa occasione, come scrittore, lo intervistiamo perché ci presenterà, spiegherà a tutti gli ascoltatori di Libri TV una sua iniziativa editoriale per il web. Grazie a Libri.tv. È una ennesima follia pierpaolesca. Avevo pronto un racconto lungo, un romanzo cosmico, e ho deciso invece di pubblicarlo in cartaceo, o comunque forse prima di arrivare alla pubblicazione, alla stampa con una casa editrice, di tentare un passaggio attraverso il web. Il romanzo cosmico si intitola In che mondo viviamo? E è iniziato ad uscire sul sito Fatti di Cultura il 20 luglio e andrà avanti una volta a settimana, in genere di lunedì, con 21 appuntamenti. Il prossimo si chiama La Genesi dell'Universo, il primo capitolo si chiamava L'Avventura Umana. È una storia unica all'interno della quale c'è un racconto di quello che può essere l'origine dell'uomo e quello che noi abbiamo dentro di più profondo, che ha qualcosa di atavico, di lontano, e quindi giocato molto sugli archetipi, sulla parte onirica, sulla fantasia, ma all'interno di una narrazione forte, forse anche un po' cinematografica, perché insomma sei appassionato anche di quello, sappiamo, anche di cinema, quindi dentro qualcuno può ritrovare Wim Wenders, qualcun altro Kubrick, forse anche Chaplin, insomma ho messo un po' in gioco quelli che sono i miei sogni da bambino, che poi si traducono in immagini di pagine scritte, un capitolo a settimana, poi capitoli brevi per il web su Fatti di Cultura, una pagina e mezza a settimana, quindi ciascuno ha tempo una settimana per poterlo leggere, e se dovesse rimanere indietro la settimana dopo può recuperare benissimo. E secondo me è un tentativo un po' sperimentale, però abbastanza divertente, perché è un racconto che parla a tutti e quindi supera qualsiasi confine, qualsiasi ostacolo, qualsiasi tempo, qualsiasi spazio, e cerca di coinvolgere il lettore, ciascuno singolarmente, rispetto alla propria sensibilità. Utilizzi anche Facebook per divulgare questa tua impresa? Ovviamente tutti i mezzi che mi dà e mi offre la rete, internet. Personalmente, siccome sono molto presente su Facebook con il mio profilo, ma anche con gli altri profili che condividono, con anche diciamo altri esponenti diciamo di questa follia che appartengono un po' alla parte editoriale, che facciamo in modo di far rimbalzare questa idea scritta ma immaginata. Diceva Leonardo Sciascia: sono un uomo di immagine e di immaginazione. E sicuramente Facebook è uno degli strumenti attraverso il quale cerchiamo di fare un po' il volantinaggio per diffondere queste pagine, questi singoli. Perfetto, su Facebook lo troviamo su un account particolare oppure sul tuo profilo? Si trova sia sul Olinfo, si trova poi, ovviamente c'è anche un altro sito, ilgeneralista.it, che lancia le anticipazioni e quindi poi vengono anche riportate su Facebook, poi ovviamente sul mio profilo personale Pierpaolo Segneri, in cui appunto porto avanti sia le varie anticipazioni che di settimana in settimana cerco di promuovere per creare anche l'attesa, l'aspettativa, la curiosità del lettore, sia poi il lunedì con l'uscita del capitolo. Quindi ci sono altri siti appunto legati a Fatti di Cultura, anche profili Facebook, pagine di Facebook o bacheche che legate proprio al sito Fatti di Cultura e Il Generalista promuovono l'uscita di questo racconto, di questo romanzo cosmico, un po' richiama Italo Calvino, no? Cosmicomiche, però effettivamente è qualcosa che parla all'universo dell'uomo e quindi
sopra di noi e dentro di noi, nella nostra finitezza. Tra l'altro, diciamolo, oggi stiamo registrando questa intervista il 25 luglio e volevo dedicare questa intervista a una persona un po' che è stata il mio maestro e che è scomparsa il 25 luglio 2010, che è Luigi De Marchi, e oggi ricorre il quinto anniversario esatto dalla scomparsa di Gigi De Marchi, e lui pure parlava della rivoluzione cosmica. E forse anche un omaggio a lui questo romanzo cosmico. E quindi dalle montagne di Cortina o dalle spiagge di Taormina, facciamo anche rima, quest'estate caldissima, lietiamola con il romanzo cosmico di Pierpaolo Signeri. Anche perché, voglio dirlo, l'idea inizialmente è nata nel 2006, effettivamente quando ho conosciuto poi quella che è diventata mia moglie, Camilla Nata, e ho incontrato lei, ho avuto un lampo, un'intuizione, sapete, l'ispirazione, e mi è venuto in mente questo racconto. Quindi l'idea è nata da lì, adesso diciamo col tempo è maturata dentro e l'ho scritta, però è come se questo racconto fosse un colpo di fulmine, c'è una grande presenza dell'amore, ha degli aspetti molto sentimentali che secondo me piacerà molto al pubblico femminile, quindi ovviamente questo romanzo è dedicato a Camilla. Bene, che ringraziamo anche per aver dato questa ispirazione. Grazie a tutti, appuntamento sul web. Grazie a te.